Qual è il tallone d'Achille delle auto elettriche oggi come oggi? L'autonomia ed il prezzo. L'ho già detto, stradetto, quindi non mi soffermerò molto su questo argomento. Piuttosto invece oggi vorrei guidarvi all'acquisto di un'auto elettrica che ha un buon rapporto prezzo su autonomia. Ne vedremo circa 20, le migliori 10 e le 10 peggiori, così potrete fare la vostra scelta. Immaginate già di quali modelli stiamo parlando? Cominciamo! Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Subito prima di cominciare mi prendo un attimino per parlarvi del mio canale Telegram per le offerte di Amazon. Non so se già sapete come funziona, in pratica i prezzi su Amazon variano parecchio spesso perché Amazon non è solo Amazon, ma ci sono anche tanti piccoli negozietti che vendono tramite la piattaforma e molte volte abbassano il prezzo per poter vendere di più. Io e il mio team tracciamo questi cambiamenti e quando c'è un'offerta su qualcosa che riteniamo essere meritevole lo postiamo sul canale Telegram, così anche voi potete ragionarci su e in caso poi acquistarlo. Ogni mercoledì regalo 5 euro in buoni e quando arriveremo a 2000 iscritti ne regalerò uno da 100 per ringraziarvi tutti. Quindi unitevi, non costa niente e ci sono poi anche diverse possibilità di trovare qualcosa di interessante a prezzi ovviamente scontati, altrimenti non lo faremmo, quindi approfittatene. Ma ora iniziamo con la nostra votazione. È molto semplice fare questa classifica, la potete fare anche voi. Prendete il prezzo dell'auto elettrica che vi piace, lo dividete per i chilometri di autonomia e mettete in ordine i vari risultati. L'auto elettrica che ha un'incidenza minore è quella con un migliore rapporto autonomia-prezzo. Questo rapporto da ora in poi lo chiameremo sempre indice MV. E mi raccomando ragazzi, questa non vuole essere una classifica delle auto più brutte o più belle, ma semplicemente, invece di fare un paragone qualità-prezzo, come spesso si tende a fare, oggi faremo un paragone autonomia-prezzo. Era più giusto forse chiamarlo indice AP o PA, ma non mi piaceva molto, quindi ho chiesto un consiglio di un amico e mi ha detto «Perché non lo chiami come te?» Quindi perfetto, indice MV. E cominciamo velocemente dalle peggiori. La numero 10 per rapporto prezzo-autonomia è la nuova 500, la berlinetta però, quella con la batteria più piccola. Il suo indice MV si attesta sui 187 perché ha 140 km di autonomia e costa circa 26.000 euro. Ah, mi stavo dimenticando, i chilometri di autonomia sono di autonomia reale. Ok, non sono quella WLTP che vi menano i concessionari quando andate a comprare una macchina. Quella che vi dicono loro non è l'autonomia reale della macchina, intendiamoci. Io l'ho diciamo elaborata prendendola da un sito internet e facendo anche qualche ragionamento mio, perché io le ho provate tutte. La numero 9 per rapporto prezzo-autonomia è la DS3 Crossback E-Tense con un prezzo di 38.000 euro e un'autonomia reale di circa 200 km. Il suo indice MV si attesta intorno ai 194. Tanto per restare in tema e raccontarvi un aneddoto, recentemente un utente mi ha mandato un paio di messaggi disperato perché la sua DS3 da poco acquistata non riesce a fare neanche 150 km, il che è abbastanza anomalo, dovrebbe riuscirci, dato che ha una buona batteria, insomma. La numero 8 è la BMW i3, ormai sul mercato da un bel po', con un suo prezzo poco più alto di DS3, che si attesta attorno ai 40.000 euro, e la sua autonomia reale, che è circa 200 km, ha un indice MV di 203. La numero 7 invece è la bellissima Honda E che purtroppo con i suoi soli 165 km di autonomia e il prezzo che si aggira attorno ai 35.500 euro ha un indice MV altissimo, 215. Io ho fatto un test di autonomia di questa piccola cittadina che non vi nascondo a me piace veramente tanto. Dovrebbe uscire la prossima settimana sul canale, quindi iscrivetevi per non perdervelo. La numero 6 è la Mini Full Electric SE, che ancora purtroppo non ho potuto provare, appunto perché ha una scarsa autonomia, solo 155 km, ed il suo prezzo è ancora un po' troppo alto, si aggira intorno ai 33.900 euro. Questi due fattori portano la Mini ad avere un indice MV di 219. La numero 5 è la Tesla Model X Performance, bellissima e futuristica, sì, ma anche costosa, velocissima tra l'altro. Con i suoi 498 km di autonomia e il prezzo che si aggira intorno ai 112.000 euro,
ha un indice MV di 225. La numero 4 invece delle peggiori è la Smart EQ4Q con i suoi 110 km di autonomia reali e il suo prezzo di 25.700 euro ha un indice MV di 234. Continuiamo velocemente, saliamo sul podio con un'auto veramente bella da Dio, come dicevano, costruita molto bene ma costosa e con un'autonomia veramente ridicola. Sto parlando del Mazda MX-30, che con un'autonomia di 145 km e un costo di 34.900 euro, sale sul podio al numero 3 con un indice MV di 241. Il secondo posto va alla Smart EQ44 che seppur bella e cool con i suoi scarsissimi 105 km reali di autonomia e il suo prezzo che si attesta intorno ai 26.300 euro ha un indice MV di ben 251. E signori e signori, il primo posto va tutto meritato a Mercedes EQC che con il suo indice MV di 261, difficilmente raggiungibile a parer mio, si siede sul podio in maniera stabile. Ricordo poi che Mercedes EQC, che abbiamo anche recensito, ci è piaciuto molto sotto alcuni punti di vista, altri un po' meno, ma tra questi chiaramente ci sono appunto l'autonomia reale e il suo prezzo spasmodico che è di 78.000 euro, con un'autonomia di 300 km scarsi. No. Ma adesso parliamo delle 10 migliori auto elettriche, sempre sotto il punto di vista analitico dell'autonomia sul prezzo. Cominciamo subito partendo dalla numero 10, la Fiat 500 elettrica, che entra nelle 10 peggiori e anche nelle 10 migliori. Molto strano questo divario, ma chiaramente se la batteria è più piccola ed il prezzo non cambia molto, l'indice MV ne risente. Detto questo, la Fiat 500 elettrica, quella con la batteria più grande, a 42 kWh, con i suoi seppur ancora non moltissimi 265 km di autonomia reale, venduta al suo prezzo attuale di 29.900 euro, ha un indice MV stabile intorno ai 113. La numero 9 è la Tesla Model 3 Long Range che, anche se recentissimamente, ieri, ha ricevuto un taglio di circa 5.000 euro sul prezzo, purtroppo costa ancora parecchio, 53.990 euro, ma con la sua buonissima autonomia, che si attesta attorno ai 480 km, ha un indice MV di 112. Colgo l'occasione poi per dirvi che probabilmente questo è il momento migliore di comprare una Tesla Model 3, tutti i prezzi sono scesi di qualche migliaio di euro per rientrare negli incentivi statali e regionali, quindi approfittatene e se userete il mio codice referral ve ne sarò molto grato. Ve lo lascio qui sotto in sovraimpressione e anche in descrizione. E a proposito di prezzi e costi vari, se dovete rinnovare l'assicurazione della vostra auto, anche se non è elettrica, mandatemi una mail a info@matteovalenza.com. Vi farò avere il numero del mio broker che ha convenzioni molto molto forti con le varie agenzie italiane e potrà farmi risparmiare un bel po'. Parliamo ora invece della numero 8, la Hyundai Kona 64 kWh con i suoi 400 km di autonomia e un prezzo di listino di 43.400 euro, si guadagna il primato delle prime 10 perché ha un indice MV di 109. E siamo arrivati alla numero 7, non sale sul podio, ma diciamo che secondo me è da podio. Sto parlando della Opel Corsa E, che con i suoi quasi 290 km di autonomia, quasi 300 diciamo, e ha un prezzo di 31.300 euro, ha un indice MV di 108, che non è assolutamente male. Ma ora ragazzi cominciamo ad arrivare nei punti caldi. L'indice è ora sotto i 100. E al numero 6 troviamo Hyundai Ioniq Electric, che anche se vorrei che facesse più chilometri, perché ne fa più o meno 300, il suo prezzo si aggira attorno ai 28.750 euro, che tradotto ha un indice MV di 96. Non male. Continuiamo con le migliori parlando della numero 5, la Volkswagen ID.3. La Tour, la più costosa, ma anche quella che ha la batteria più grande, da ben 77 kWh, che con i suoi 510 km di autonomia ed il suo prezzo, che si aggira attorno ai 48.900 euro, ha un indice MV di soli 96. Certo, non è molto economica come auto e qui si potrebbe aprire una discussione pazzesca sulla qualità degli interni, eccetera, il freni a disco che non ha, il freni a tamburo. Ma non ne parliamo qui oggi, magari ne parliamo domenica, che come tutte le domeniche alle 21 mi trovate in live qui sul canale YouTube e alle 22 sul canale Twitch.
Al quarto posto troviamo Renault Zoe, che si è fatta soffiare per pochissimo il podio. Ha un indice MV di 94, costa 34.450 euro e percorre fino a 365 km reali. Ma veniamo ora alla terza classificata tra le migliori auto con rapporto autonomia-prezzo. Stiamo parlando a grande, grandissima sorpresa di Nissan Leaf. Non me lo sarei veramente aspettato, che con la batteria più grande nel modello A+ Assenta costa 34.700 euro, può percorrere fino a 375 km e ha un indice MV di 93. Non male. Brava. E ora la seconda classificata, la Kia e-Niro da 39 kWh. E devo dire che sono d'accordo, più di una volta ne ho parlato bene, non costa moltissimo, circa 26.000 euro, ed ha una buona autonomia, 290 km. Infatti ha un indice MV di 90. La sua versione con batteria più grande, la 64 kWh, forse è ancora più interessante. Ha un indice MV di 96, però, perché costa 39.850 euro, ma ha un'autonomia di 410 km. Solo per questo, secondo me, meritava la prima posizione, ma non si poteva ignorare l'enorme divario che c'è tra lei e la numero 1. E la numero 1 è Volkswagen e-Up, che con i suoi 205 km di autonomia e un prezzo che si aggira attorno ai 14.000 euro, la e-Up sorpassa tutti, perché ha un indice MV di soli 69. Non ci sono altre auto che hanno un indice MV così basso, quindi lei è giusto che vinca, è giusto che vinca. Purtroppo però, se la volete comprare oggi, non potete comprarla nuova. Probabilmente potrete comprare le chilometri zero, o se ancora c'è qualche rimasuglio in concessionaria, perché Volkswagen ha deciso di concentrarsi di più sulla ID3. È un peccato, perché secondo me è l'unica che aveva senso. Ma concludendo, ok, vince Volkswagen e-Up, ma tutte le altre sono da buttare? Ma qualcuna sì e qualcuna invece no, decisamente no. Ma una piccola riflessione si deve fare sulle grandi escluse, come ad esempio Tesla Model S Long Range, che ha un'autonomia di circa 600 km, che però costa quasi 85.000 euro ed ha un indice MV quindi di 142. Oppure una Peugeot E208, che ha un indice MV di 122, o la Kia e-Soul, che ha un indice di 133. E ci sono anche altre, tante altre, vi lascio in descrizione il file che abbiamo scritto a quattro mani, anzi a sei mani, uno dei miei follower, Angelo, che lo ha cominciato, e Ginger, che lo ha finito, e poi io, che ci ho dato una mazzata. Tutti i dati poi sono stati presi da siti internet di riferimento, prezzi e quant'altro, e per l'autonomia invece ho fatto un mix con le mie esperienze. Il video forse è andato un po' per le lunghe, spero che comunque siate soddisfatti. Fate le vostre considerazioni, scrivetele qui sotto nei commenti e tenetevi pronti al nuovo video la prossima settimana. Ciao ragazzi!